questa attenzione della venuta del Messia. L'abbiamo celebrato, vissuto, meditato in questi giorni passati di Avvento attraverso l'esempio della Vergine, dei profeti, Giovanni il Battista, Zaccaria, Elisabetta. Oggi ancora una volta nella novena la liturgia ci presenta la Vergine Maria, questo brano che abbiamo meditato proprio nella solennità dell'Annunciazione, perché è il brano nel quale Dio si fa uomo, il brano del mistero dell'Incarnazione. Attraverso il dono dello Spirito, Dio nasce in Maria. Come è possibile questo? Non conosco un uomo, non amo nessuno. Lo Spirito Santo scende da su di te. E allora questo grande mistero dell'Incarnazione deve veramente illuminare la nostra mente, il nostro cuore, specialmente in questo momento storico che stiamo vivendo. Siamo continuamente presi da questi attentati, ieri ce ne sono stati due. Preghiamo veramente perché il Signore ci liberi da questi mali maledetti, da questi pazzi che continuamente oltraggiano la libertà dei popoli, dell'Europa, ma del resto anche in Oriente, quanti morti ogni giorno, la guerra, l'ISIS, le ingiustizie, i naufragi, queste persone che cercano un po' di rifugio. C'è veramente un momento molto difficile dell'esistenza umana, della vita contemporanea. E allora vogliamo chiedere al Signore il suo Spirito, perché Lui che è venuto in mezzo a noi possa veramente portarci quella gioia, in modo particolare quella pace a noi e alle nostre famiglie, ma in modo particolare a questo mondo così disastroso, così in guerra, tanto sangue, tanti omicidi, tanti errori, tante ingiustizie. Cristo è della pace, della giustizia, dell'amore, della condivisione. Preghiamo veramente che la luce di Cristo, come Maria, possa illuminare